scusami, cos'è che mi ha chiesto? Tra uno per il Genk. Sì, io le sto prendendo un po'. Barcellona Legia? Barcellona Legia penso 7-0. Okay. Barcellona Sion 9-0. Squadra in campo per l'ultima partita di questo girone A con la gara tra Sion e Legia Varsavia, un risultato clamoroso nella gara precedente, lo 0-0 tra Barcellona e Lugano, che dunque fa sì che gli svizzeri siano la principale rivale, almeno stando ai risultati del fortissimo Barcellona. C'è questo Sion Legia Varsavia che mette adesso di fronte le due squadre un po' più deboli del raggruppamento A, che vanno ancora alla ricerca del loro primo gol in questo torneo. Il Sion ha perso 9-0 con Barcellona e ha perso 4-0 con il Lugano, il Legia ha perso 1-0 con il Lugano e 7-0 con il Barcellona, e dunque sono di fatto già condannati tra virgolette alla gara, ai gironcini per il quinto e ottavo posto. Insomma, vogliono anche prendersi soddisfazioni personali. Vediamo un po' come andrà questo Sion Legia Varsavia, che è iniziato con il Sion in maglia bianco-rosso e Legia in maglia bianca. Scopriamo anche un po' di giocatori polacchi che non abbiamo ancora commentato in questa mattinata. Con il numero 9 in possesso di palla c'è Kuba Nawrocki, poi con il numero 15 il giocatore non meglio identificato, l'ho detto, c'è il numero 21 Piotr Bergiel, messo attenzione subito alla Sion, pericoloso con il sinistro tentato da Luye, ribattuto, poi il numero 11 Baranovski della Legia, cercato Berghi e la parola in avanti, l'uscita del portiere protetto da Warabida, il portiere della Legia, poi il numero 6 Svietochowski, Bergiel, ora Bergiel fa girare bene il numero 15 e ha un bel gioco di gambe sinistro, facile preda però di Fournier che para. Allontanato malamente dal Sion, la rimessa in attacco è però per sempre per gli svizzeri con il numero 9 Victor Bisimana. Sion che insomma hanno avuto entrambe le squadre un po' la sfortuna di capitare nel gruppo di due squadre, una Barcellona e l'altra il Lugano, estremamente attrezzate per la competizione. Pallone in avanti, però c'è una posizione, anzi no, la rimessa non va effettuata lunga, come sappiamo, come abbiamo visto, perciò va ribattuta con un suggerimento più corto, più breve, più palla a terra. E si riparte allora all'indietro dal portiere, il numero 1 David Ostrovski, poi Svietokovski, eccolo qui nel possesso di palla. Il numero 21 Bergiel, pallone sul fondo, ha cercato il pallone in mezzo Baranovski, la presa di Fournier, ancora il numero 11 Baranovski, che Svietokovski, e la presa, la respinta del portiere, poi è fuori gioco da parte di Bergiel. Bello stile l'intervento di Fournier sul destro tentato nella distanza, parata anche spettacolare del riccioluto portiere del Sion, come detto, così come Legia, ancora a caccia del primo gol nel torneo. Svietokovski, un bel vento gradevole adesso sul campo comunale di campione d'Italia. Bergiel,
poi Guarabida, poi Navrocki. Si gira bene Navrocki, pensa alla sinistra, lo prova! C'è il vantaggio del Legia con Kuba Navrocki, gran sinistro, Fournier, tocca appena, ma non basta. È 1-0 Legia Varsavia. Si è andato via molto bene Navrocki al suo avversario, sinistro dai 10 metri, imprendibile per Fournier, 1-0 Legia. Vediamo se il Sion avrà la forza per arrivare a pareggiare. Però è indietro al portiere Ostrovski. Anzi no, chiedo scusa, si tratta del numero 12 Marcel Pernal. Legia che... la prima squadra polacca nella storia di questo torneo, giunto alla terza edizione. È stato sempre il Krasnodar a tenere in piedi l'onore dell'Est Europa, è arrivato anche a dargli manforte il Legia Varsavia. Una edizione senza squadre inglesi, senza squadre francesi o italiane, ci sono due squadre dell'Est, quattro svizzere e poi, come detto, Barcellona e Genk a completare il quadro delle otto partecipanti. C'è un calcio di punizione dal limite per il Legia Varsavia. Punizione è affidata un po' di attesa, ci sono un po' di cose da sistemare prima di poter calciare in porta. Pallone sulla barriera, poi ancora il Legia alla conclusione sul fondo. Ci ha provato il numero 11 Baranowski in entrambi i casi. Butta via però il Sion e la rimessa ancora per i polacchi. Varabida, la giocata di Bergiel, il pallone poi nel nulla, allontana Bisimana a cercare il suo compagno d'attacco Luye, davanti c'è però Varabida. Legia che recupera il pallone, adesso ancora una volta lo fa con l'ottimo Navrocki per Bergiel. Navrocki, ancora Bergiel, duetto bellissimo, fuori gioco purtroppo, era stata una combinazione deliziosa tra i due, tutta palla a terra, si salva il Sion. 7 minuti per gli svizzeri a caccia ancora, come detto, del loro primo gol, mentre hanno segnato tutte le altre squadre di questo torneo. Gruppo B chiaramente più equilibrato, col Genk a 7 punti però che si è preso la testa del girone. Pernal, pallone rischiosissimo e il Legge alla fine deve regalare un angolo. Disimpegno un po' leggero, la formazione polacca. Calcio d'angolo per il Sion. Pallone sul secondo palo nel nulla. Recuperato dalla Juve, attenzione, la grande occasione per il Sion per andare finalmente in gol, la spreca però Morte, la grande uscita di Pernal e c'è il calcio d'angolo per la formazione svizzera. Occasionissima per Morte. Pallone che attraversa tutta l'area e viene poi buttato via direttamente in faro laterale. Sì.
ancora lui, il portiere Pernal. Sion che sta provando a reagire dopo lo svantaggio, ha avuto una grande occasione, va detto. Attenzione, ancora l'azione buona per Baranowski, gran numero di Baranowski che rientra dopo il primo dribbling, poi ancora Baranowski all'indietro, Legia che mantiene il possesso del pallone, lo controlla, addirittura il destro con grandi pretese, scoccato dal piede destro di Boris Warabida. Fournier controlla che il pallone esca sul fondo, 10 minuti. Nell'ultima gara di questa mattinata in cui ha brillato la stella del Barcellona, ma anche quella del Lugano, e nel gruppo B si è messo in luce un ottimo Genk, le ritroveremo nella fase per il titolo nel corso del pomeriggio. Buona occasione ancora per il Legia, spreca Bergiel tutto solo davanti a Fournier. Decimo minuto, mancano 2 minuti all'intervallo, avanti 1-0 il Legia, gol di Navroschi. Il tacco, prova la giocata spettacolare Bizimana, la buona guardia Pernal. C'è un fallo adesso ai danni di Baranowski, la punizione è affidata al Legia. Svietokowski scivola, spazza il Sion. Posso vedere il solito Bizimana per commettere fallo però sul suo diretto marcatore, spinto palesemente. Punizione per il Legia, pallone imprendibile per Barghi. Berger che adesso è anche un po' stanco, sono tutti alla terza partita questi bambini, adesso andranno a pranzo e poi ricaricheranno un po' le batterie prima delle altre 3 partite che, anzi 2 partite che giocheranno, quelle più importanti, quelle che determineranno i piazzamenti dal primo all'ottavo posto. Allora riepiloghiamo anche un po' il programma del pomeriggio mentre seguiamo l'azione di Luye che guadagna un calcio d'angolo. Comunque seguiamo prima il calcio d'angolo, poi nel secondo tempo riepilogheremo anche il programma del pomeriggio. Luyet spinge il portiere Pernal, anzi la rimessa è per il Legia. Pochi secondi all'intervallo, il Legia conclude questo primo tempo con il pallone tra i piedi, termina qui il primo tempo 1-0 per il Legia, il gol di Navroschki a tra pochissimo per il secondo tempo. Si ricomincia per l'ultimo secondo tempo di questa mattinata, campione d'Italia, Legia Varsavia in vantaggio per 1-0 con il Sion, la rete di Navroschki al quarto minuto, con il Sion a caccia ancora del suo primo gol in questo torneo. Vediamo se lo trova adesso, potrebbe essere una grande occasione, la manca, Bizimana ha una manciata di passi dal dischetto, calcia male di sinistro, apre il piatto, mette troppo a lato, l'occasione migliore forse del Sion di questa partita. Dicevamo del programma del pomeriggio, il tabellone dal quinto all'ottavo posto con le due semifinali di consolazione, tra la quinta e l'ottava, o meglio tra la miglior terza e la peggior quarta dei due gruppi e viceversa, e poi la finale per il settimo posto e quella per il quinto posto, e poi ci sposeremo tutti sul campo 1 per le due semifinali e le due finali che varranno appunto il torneo, la classifica graduatoria finale, insomma tutto assolutamente in giornata con le migliori che si sfideranno. Nota di merito per il Barcellona, ma lo 0-0 con il Lugano fa capire che insomma ci sono anche squadre che possono resistere. Sarò molto curioso per esempio di vedere come se la caverà il Genk, se sarà il Genk probabilmente dovrebbe affrontare il Lugano a questo punto in semifinale.
ancora incertezza sul nome della seconda semifinalista, lo scopriremo tra poco. Ci sono anche Basilea e Krasnodar che si stanno giocando probabilmente questa partita. Stiamo vedendo in questo momento dall'altra parte del campo le due squadre che stanno affrontando, ma stiamo su questo Sione Legia Varsavia con la squadra polacca in vantaggio. 14 minuti, 10 alla fine, Sion in avanti, Borja per lui e poi il numero 13 Gabu che non riesce però a portare pericoli alla porta del bravo Pernal. La rimessa laterale a favore del rimessa al fondo a favore del Legia, cercato e trovato il numero 7 Bzducha. Poi ancora il numero 15 che recupera il pallone, va sul fondo, viene fermato, forse commette fallo, si continua per il vantaggio, alla meglio Gabu, ma è ancora il Legia torna sul pallone, soltanto per un attimo, adesso sì con il numero 2 Rozanski. Ancora Bisimana, fallo è ai suoi danni, commesso dal numero 13 Wasiak Libisowski. E la punizione per il Sion che ci sta provando ad arrivare al pareggio. Ha avuto una grande occasione Mortè nel corso del primo tempo, adesso ci proverà ancora Ilan Borja. Sul fondo il suo destro, controllato facilmente da Pernal. Numero strepitoso del numero 15 della Legia, commette fallo e punizione ora per il Legia che tiene il pallone tranquillamente. Scappa via velocemente il numero 9 Bisimana, ma anche per lui il campo è finito. E allora rimessa dal fondo per il Legia, 16 minuti. Non è colpito male dal numero 4 Martin, deve intervenire il portiere e respinge ancora una volta Tulli. Doppia occasione per il Legia che manca l'occasione dello 0-2. Poi De Mucai, che lui è entrato da poco, commette fallo di mano, il giocatore del Legia, c'è la punizione correttamente fischiata dall'arbitro, punizione che va ribattuta. Si perde un po' di tempo, Sion in questo momento malinconicamente a 0 punti in coda del gruppo A. Va veloce con numero 2 Rozanski, tutto il campo Rozanski per il numero 7 Bzduka. Legia che rimane più pericoloso dell'avversario, la conclusione bellissima tentata, niente male davvero, fuori di pochissimo. La rimessa laterale a favore del Sion, 7 minuti alla fine, pallone giocato all'indietro e ci sarà un angolo allora per la formazione svizzera che si riaffaccia in attacco. Manca un po' di pericolosità, un po' di peso in attacco alla Sion, sarebbe perfetto forse un Kuznetsov per rimanere i giocatori già visti in questa mattinata per aumentare la propria pericolosità in attacco. Qui gran giocata della Lega che può andare in contropiede tutto solo, il numero 2 Rozanski davanti al portiere, Rozanski, la parata di Tulli, grande occasione per Mateusz Rozanski di chiudere il match, e invece si rimane l'equilibrio con il Legia che ci prova dalla grande distanza senza riuscirci. Ha avuto il match point Rozanski, ha fallito, 6 alla fine. La Ju, lui è dentro per Gabu deve cercare almeno il calcio d'angolo, non riesce a tenere la palla in campo sulla posizione di David Fox. Rimessa dal fondo per Pernal, 18-15.
Legia che gestisce per ora, anche se perde un altro pallone. Bisimana lo tiene in campo, va sul fondo, mette in mezzo, ci sono tre giocatori di Sion in attacco pronti a colpire, non riesce neanche a calciare che poi però lotta, tiene il pallone in campo e guadagna l'immessa laterale tutta corta verso Luye. L'errore della Sion, se ne va ancora con il numero 7 Bzduka, ma il gioco è fermo, c'è stato un fallo proprio di Bzduka al momento di conquistare il pallone. Allora punizione per il Sion che rimane davanti, rimane in attacco. Borgia, la rimessa è ancora una volta per il numero 5 Borgia. Poi Luiet, pallone che sfiora il palo, grande occasione per il Sion, si è coordinato benissimo Luiet, un pallone molto insidioso che è anche rimbalzato davanti a Pernal che è andato giù, il rimbalzo lo stava per tradire, palla fuori di pochissimo. Occasione Sion al 20esimo, meglio il Sion adesso, meriterebbe forse anche il pareggio della squadra svizzera. Il Legia però ha un po' di spazio davanti, attenzione alla uscita di Tuli, poi deve un doppio colpo di testa a Borgia evitare l'angolo. Sion in avanti di testa, a sua volta anche Luiet, molto disordine in campo in questo secondo tempo. Si lotta, lo fa bene Rosanski, ma la palla è preda poi ancora di Tuli. Bella giocata qui di Luiet per Bisimana, allarga per Gabu, il destro di Gabu colpisce male, palla fuori. Insomma, il Sion ha avuto delle occasioni e meriterebbe il gol ampiamente, però gli mancano davvero qualcosa in attacco. Legia tranquillamente in vantaggio, Wasiak, Libisoski, sparacchia un po' in avanti. Legia che non ha avuto d'altra parte, al di là di quell'occasione per Rosanski, grosse occasioni per raddoppiare. 3 minuti e poi sarà pausa pranzo per tutti. Giocata strepitosa di Luiet, lo chiude con attenzione in calcio d'angolo la difesa polacca. Sion che ottiene un altro tiro dalla bandierina, sicuramente Jota Luiet, che è anche il giocatore più giovane della squadra, nato il 9 dicembre 2007, ma è anche quello che si sta mettendo in mostra, come spesso succede, i più piccoli sono anche i più interessanti. Bisimana dalla bandierina, ancora Luiet, ancora Bisimana, palla al centro, doppio buco difensivo dei polacchi che adesso possono andare in contropiede, lo fanno con il numero 8 Oldak, poi attenzione alla porta vuota con Rosanski, tutto da solo Rosanski, grande giocata ma nessuno in mezzo per recuperare questo pallone, si salva ancora il Sion, partita che rimane in bilico, 22 minuti, 2 alla fine. Legia che vive ancora il gol di Navrocki segnato al quarto minuto, ancora un pallone in mezzo, lo controlla male Bzduka, deve uscire, sbaglia ancora il Legia, può ripartire Luiet. Bisimana, Luiet, Bisimana, attenzione alla Sion, Luiet in mezzo, Bisimana deve mettere in mezzo, lo fa, il tiro e gol meritato del pareggio della Sion con Jota Luiet, 1-1, 23esimo, ed è giusto così per la formazione svizzera che trova finalmente il suo primo gol, un'azione davvero bella. Luiet, Bisimana, gran palla in mezzo e gran coordinazione, mezza girata, gol bellissimo di Jota Luiet, 1-1 Sion. E allora squadre a braccetto al terzultimo posto. Sì, al penultimo posto con il Sion dietro, purtroppo per peggior differenza reti ha subito 9 gol dal Barcellona e 4 dal Lugano. Il Legia 7 dal Barcellona e 1 solo dal Lugano, perciò differenza reti favorevoli ai polacchi. Però è un Sion che insomma
potrà dire la sua. Attenzione, attenzione, perché c'è un'altra occasione ancora con Lujet che va sul fondo e guadagna un quasi angolo, poi svirgolata difensiva del Legia che è un po' crepe, le sta mostrando in questo finale di partita, anche se c'è una buona occasione adesso d'altra parte per Rosanski. Rosanski fino in fondo, guadagna angolo, si salva in difesa Martin. Calcio d'angolo per il Legia, finale vibrante di questa partita con il Legia che è stato raggiunto e adesso ha riabbassato il piede sull'acceleratore per cercare il 2-1. Troppo lontano, qui se ne va Rosanski, deve avvicinarsi, può avvicinarsi. Calcio d'angolo, ultima azione forse per il Legia, allontana il Sion, vediamo se c'è spazio anche per l'ultima azione con l'ottimo Lujet che non riesce a mettere in movimento Benzimana. Allora Rosanski, Rosanski con il destro, cerca la ruleta, rientra Rosanski, grande giocata, Rosanski in area fino in fondo, mette in mezzo, tutto solo, la rovesciata sul fondo. Che finale emozionante, sta finendo la partita, pochissimi secondi ancora. Su questo rinvio forse il fischio finale, sì, 1-1, vantaggio di Navrocki, pareggio di Lujet, il giusto risultato tra Sion e Legia Varsavia, 1-1. E allora arrivederci a oggi pomeriggio per riveniamo cosa è successo in questo Sion Legia Varsavia, una partita che si sblocca dopo 4 minuti, intanto c'è una serie di conclusioni da fuori del Legia con il portiere Fournier impegnato più volte e poi arriva questo destro parato in bello stile ancora da Fournier, poi c'è il fuorigioco da parte del numero 21 Bergiel e allora arriva il gran gol del numero 9 Kuba Navrocki. Sinistro che Fournier tocca soltanto per il vantaggio dei polacchi. Continua il Legia a dominare, lo fa per tutto il primo tempo. Altra conclusione sul fondo. Poi però il Sion che ha una grande occasione con il Lujet che manda davanti al portiere il numero 11 Morte ed è bravo Pernal a dirgli no con il corpo. Nel secondo tempo il Sion migliora il proprio rendimento, costruisce tante occasioni, qui Bizimana stecca il sinistro da buona posizione, ha una buona occasione ancora il Legia con un destro alto di pochissimo, ne ha una ancora più grande, clamorosa in contropiede Rosanski che fa tutto bene, controlla in maniera giusta davanti al portiere, però si fa improtizzare dal numero 1 Tuli. Ancora una grande occasione creata da Rosanski, nessuno in mezzo, allora il Sion accelera nel finale e con una bellissima azione Bizimana, Lujet trova il pareggio, guardate che bel cross e guardate che bel gol del numero 8 del Sion. Nel finale ancora Rosanski, buonissima la sua partita, mette in mezzo, cerca la rovesciata a un compagno ma la palla termina sul fondo e finisce 1-1 questo Sion Legia Varsavia, è tutto.